Buonasera a tutti, ben ritrovati, bentornati al nuovo appuntamento con Good Night Milano. Questa sera è lunedì sono i nostri speciali municipi e questa sera andiamo al Municipio 2 con, lo vedete qui di fianco a me, il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina. Buongiorno Samuele, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie mille presidente di essere qui, insomma siamo ben contenti di avere tutti i vari, stiamo facendo questo giro dei vari municipi di Milano che insomma ci sembra importante perché molti ancora fanno fatica a capire cosa sono i municipi, molti li chiamano ancora zone. Anche l'amministrazione centrale fa fatica a capire cosa sono i municipi, effettivamente. Iniziamo subito bene, come vedete, insomma, le istanze sono sempre quelle, è pazzesco, però c'è questa battuta che però insomma poco battuta in realtà, so che molto Purtroppo. verità, è stata fatta a questo tavolo da altri due presidenti prima di te. Ecco, benissimo. Io non l'ho visto, giuro, non ho visto le puntate precedenti. E so che altri presidenti che devono venire sono già pronti a farla. Ok, benissimo. Insomma, è però abbastanza interessante perché insomma, nove presidenti di due schieramenti completamente diversi, anche dello schieramento del sindaco. Però chi più ad alta voce può dirlo, chi lo può dire più a bassa voce, dite questa cosa però. Vabbè, devo dire che tutto sommato adesso noi sediamo anche un tavolo che si chiama la conferenza permanente dei presidenti con il delegato del sindaco, perché il sindaco in realtà all'interno di questa conferenza non lo vediamo da inizio mandato, però siamo tutti concordi sul fatto che i municipi così come realizzati dalla precedente amministrazione, portati avanti da questa amministrazione, obiettivamente non hanno nuovi poteri, cioè andiamo avanti con quello che già avevamo in passato, con alcuni poteri che sono scritti nero su bianco e che avevamo già precedentemente, altri che ci sono stati tolti, altri ancora che invece se li sono inventati strada facendo ma non sono neanche scritti. In realtà facciamo ben poco, possiamo fare ben poco, perché oltre alla manutenzione del verde che ci danno 100.000 euro all'anno, con 100.000 euro all'anno riesco a fare quattro interventi in tutto il municipio. Anche perché guardiamo un attimo la grafica del municipio 2. Noi abbiamo la grafica, eccola qua, la può vedere anche qui il presidente alle mie spalle. Insomma, stiamo parlando di un'area di 12 km quadrati, quasi 13 km quadrati, per 160.000 abitanti più o meno, 150.000 abitanti. Insomma, un'area bella grossa. Insomma, cioè 100.000 euro solo per il verde, con anche dei Sì. parchi importanti, tra Con parentesi. dei parchi importanti, il Parco Adriano, il Parco Villa Finzi, il Parco Martesana, ma comunque con una percentuale di verde che è la minore di tutta la città di Milano. Quindi noi vorremmo avere più soldi per realizzare maggiore verde all'interno del nostro municipio. In realtà ci troviamo con meno soldi rispetto agli altri perché abbiamo una minor quantità di verde e di conseguenza ci danno meno soldi rispetto agli altri perché i calcoli vengono fatti in questo modo. Come i millesimi del condominio, no? Vengono fatti Esattamente, più o così. meno il concetto è Voi siete quello. quelli che non hanno pagato l'ascensore, sono quelli Esatto. lì che ti danno le chiavi per usare l'ascensore. No, insomma, presidente, noi appunto scherziamo perché vai, cerchiamo poi appunto in queste puntate di sdrammatizziamo. sdrammatizzare, cerchiamo di non fare polemica, però cerchiamo in realtà di portare alla luce le problematiche. Insomma, ho capito che quella del regolamento e delle deleghe barra poteri che avete, insomma, è un problema comunque grosso. Sì, un problema grosso è sentito da tutti i municipi, quindi evidentemente non c'è una contrapposizione No, destra, vero. sinistra, municipi da una parte, municipi dall'altra, ma evidentemente è una richiesta specifica che viene fatta all'amministrazione comunale su un regolamento che obiettivamente era passato molto velocemente e molto frettolosamente perché si doveva fare a tutti i costi, che però non ha prodotto dei risultati. Cioè le persone che pensano ai municipi, vado al municipio e mi lamento dal municipio. Il municipio purtroppo in questo momento spesso e volentieri su molti poteri, soprattutto anche sulla delega per esempio della sicurezza, fa purtroppo da passacarte. Per fortuna abbiamo un buon rapporto con quelli che sono i commissariati della Polizia di Stato e dei Carabinieri e con loro magari riusciamo a gestire qualche situazione emergenziale. Però la Polizia locale assolutamente non possiamo sentirlo, dobbiamo sempre passare dal vice sindaco, giusto per fare un esempio. Nonostante voi avete comunque, non so se si può dire in capo a voi, comunque cioè, ci sono dei vigili, ad esempio, di quartiere, no? Allora, da regolamento, perché rimaniamo sempre sulla carta, diciamo, abbiamo in gestione quelli che sono i cosiddetti vigili di quartiere, che sono Ok. sei vigili in tutto il municipio e possiamo stabilire fino a un massimo di tre aree nella quale posizionare questi vigili, che poi non hanno veri compiti di sicurezza, ma di presidio, di dialogo con la cittadinanza, è già qualcosa, dove ci sono i problemi si prova a mandarli. Benissimo. Con l'assessore Rozza decisi quali erano le aree di vigili di quartiere,
vigili quartieri che sono stati mandati in quell'area che avevamo deciso insieme a lei, comunque, insieme all'ex assessore Rozza, arriva l'assessore Scavuzzo e obiettivamente in questo momento noi abbiamo fatto una delibera per cambiare un'area e mandare i vigili quartieri a Villa San Giovanni, dove abbiamo un problema particolarmente sentito di fianco alla sede di Pane Quotidiano, perché comunque ci sono scazzottamenti ogni giorno. Sì, presidente, il problema continua a esistere e non ci possiamo fare nulla. Sa cosa mi è successo a me con la Fontanella, con la fake news della Fontanella, perché mi hanno detto che sono filo leghista, che sono un fascista anch'io, mi hanno detto per colpa sua, la famosa colpa sua. Ormai sono abituato a prendermi le colpe di qualunque cosa, quindi anche i compiti del comune di Milano sono abituato a prendermi le colpe io. No, però il problema continua a persistere. Noi abbiamo un dialogo perenne aperto con l'assessore Maiorino, che riconosce anche lui che ci sono dei problemi su quell'area, e siamo alla ricerca di una soluzione, di una sede alternativa, perché obiettivamente rimanendo lì gli stessi operatori di Pane Quotidiano dicono: il comune di Milano non ci aiuta, non ci manda la polizia locale, noi all'esterno della struttura non possiamo gestirli, perché è Pane Quotidiano che lo dice, di conseguenza lì il problema continuerà ad esserci se il comune non ci dà una mano. E il punto è proprio quello: è il comune di Milano che dovrebbe, con i propri operatori, con i servizi sociali piuttosto che con la polizia locale, gestire una situazione che si viene a creare esternamente dalla struttura, che non è compito dagli operatori della struttura garantire quello che è il decoro piuttosto che la sicurezza in quell'area. Giustamente è compito del comune di Milano, che ha questi poteri e deve esercitare questi poteri. Ma non è che la fate un po' più grossa di quello che è, perché spesso e volentieri poi, insomma, sentiamo parlare di Viale Padova, insomma, adesso c'è questa idea anche di fare Via Padova Mondo con questa bellissima scritta luminosa che... Ma le iniziative positive, soprattutto, diciamo... Ma c'è fatica a capire da che parte legge soprattutto dalla parte, diciamo, dal ponte della ferrovia verso il quartiere Adriano, c'è una parte molto positiva di Via Padova. E quella è la parte che comunque, diciamo, si salva. Nel senso, ci sono belle iniziative, si portano avanti quelle che sono le idee, ci sono delle idee anche positive per rigenerare comunque una zona che, sì, si vive dal punto di vista del degrado, una situazione sempre un pochino pesante, diciamo, che però dal punto di vista di sicurezza è molto tranquilla. Poi c'è l'altra parte di Via Padova, che è quella verso il trotter, diciamo, dal ponte della ferrovia verso Piazzale Loreto. Quella è una parte molto problematica, dove ci sono dei grossissimi problemi di integrazione, dove ci sono dei grandi problemi di sicurezza. La parte più centrale, in realtà, quella più vicina al centro. Esattamente, è quella più vicino al centro, dove tra l'altro, adesso una riflessione che faccio io, avendo il municipio con la maggiore quantità percentuale di stranieri di tutta Milano, noi abbiamo il 29,4% di stranieri nel nostro territorio municipale, mettere due moschee, quella di via Esterle, moschee regolari, e quella di via Padova 366, così come contenute all'interno delle PGT, concentrate lì in via Padova, obiettivamente mi crea un problema di integrazione, perché vuol dire che se già adesso abbiamo una percentuale così alta rischiamo di ghettizzare sempre di più queste persone, invece di giustamente avere una dislocazione complessiva. Me la serve la battuta, però, perché insomma l'abbiamo trovata forse in un luogo, il municipio 7, c'era un bel posteggio pronto, il suo collega Bestetti ha detto: qua la moschea non si fa. Ci ho provato anche io, però hanno ascoltato Bestetti, si vede che sarà più simpatico Bestetti, non lo so. Però, a parte questo, insomma, so che appunto governare un territorio del genere non è per niente facile, con tutte le problematiche che può portare, e non sono solo queste, perché immagino, insomma, sia davvero complicato. Insomma, è una città, 160.000 abitanti si chiamano sindaci, da altre parti non si chiamano presidenti di municipio. Abbiamo tanti abitanti quanto i comuni di Brescia e Bergamo. Ecco, infatti. Però insomma qualcosa riuscite a fare, dai, qualcosa per fortuna si riesce a fare. Qualcosa sì, riusciamo a fare, qualcosa direttamente, qualche cosa per via traverse, diciamo che adesso c'è una bella iniziativa che stiamo portando avanti, ci saranno consegnati entro pochi giorni dei cartelli per un percorso ecomuseale lungo il Naviglio Martesano. Noi abbiamo questo gioiello, è veramente un gioiello, è stupendo il Naviglio Martesano, che è il naviglio più verde di Milano, perché se gli altri sono, diciamo, all'interno della città... Il terzo naviglio di Milano, no? Se nel calcio non si riesce mai a capire qual è il terzo
terzo club, sappiamo che c'è il terzo Mille Milano. C'è il terzo, io dico il primo. Beh, però prima, vabbè, ecco, sono come... di parte io. Beh, anche perché, insomma, come importanza, come lunghezza. Assolutamente. E abbiamo fatto un bando nei precedenti anni per realizzare questa cartellonistica. Faremo un percorso ecomuseale lungo il naviglio Martesana, che tra l'altro è il naviglio leonardesco per eccellenza, sì, per far conoscere le bellezze di questo bellissimo corso d'acqua che percorre tutto il territorio del Municipio 2 fino ad andare poi al di fuori della città di Milano. Questa è una piccola iniziativa che siamo riusciti a fare spendendo anche una certa cifra di soldi, però diciamo che le iniziative non mancano. Poi facciamo le feste di quartiere ogni anno che ormai sono consolidate sul territorio e anche quest'anno saranno ripetute durante il periodo di maggio, giugno e settembre, quindi sicuramente qualcosa facciamo. Ecco, giustamente poi appunto si arriva sempre però a questo, si arriva a dire cosa ne facciamo, riusciamo a fare le feste. Io dico sempre però insomma rischiate veramente di diventare un po' la Proloco del quartiere, basta. Come dicevamo prima, i poteri sono limitati. Dopo i 100.000 euro di manutenzione del verde, cosa abbiamo? Possiamo decidere insieme all'assessorato, perché poi sono tutte in compartecipazione, cioè anche il verde un terzo è diviso per i 9 municipi, un terzo se lo tiene l'area urbana, il settore urbanistico del comune di Milano per le emergenze, e un terzo se lo tiene totalmente Maran. Quindi di conseguenza anche lì è tutto quanto diciamo suddiviso tra i vari settori. Anche con Maran non va bene? Anche con Maran non va bene? No, ma riuscite, okay. Non è che stiamo dicendo, quello più problematico è Granelli, però quello è un altro discorso. Lo so che lo ripetono tutti. No, questo l'ho detto lei, Presidente, non l'ho detto io. No, ma so che altri presidenti... Ma anche a sinistra lo dicono, non c'è problema. Va bene, sono contento perché c'è esempio con Maiorino, riuscite comunque a collaborare. Vabbè, insomma, noi collaboriamo, cerchiamo di collaborare sempre con tutti. Dopodiché gli altri poteri che abbiamo è decidere insieme all'assessorato alla scuola quelle che sono le priorità di intervento su un budget sempre stabilito dal Comune di Milano, che sono 1 milione di euro, 2 milioni di euro all'anno. Peccato che ne avremo bisogno di 29 milioni e mezzo per mettere a norma tutte le scuole del Municipio 2, quindi capite che c'è una bella disparità di numeri. E dopodiché possiamo realizzare le iniziative, facciamo le iniziative sul territorio, sportive, culturali, eccetera eccetera. Sono i poteri che ci vengono dati dal Comune di Milano. Ecco, ma appunto, a parte quando mi hai capito la sicurezza, che insomma, è molto a cuore a lei e diciamo a tutta l'area da cui arriva, che cosa è quella, quali sono gli altri poteri, comunque appunto le altre deleghe su cui lei preme perché venga dato questo potere ai vari municipi? Ma sicuramente la manutenzione delle strade. Noi abbiamo una città che è una groviera. Obiettivamente la manutenzione delle strade non sta avvenendo come dovrebbe avvenire. Oltretutto tutti la manutenzione... dicono che per fortuna Roma è peggio, quindi a Milano ci salviamo per guardiamo quegli altri. Ma se guardiamo sempre che qualcuno è peggio, forse dobbiamo guardare a migliorare quello, invece infatti la situazione, anche perché comunque di denuncia il Comune di Milano per le buche ne prende veramente tante. Tema interessante. Ma non solo le buche, poi tra l'altro nella manutenzione delle strade ci sono la realizzazione dei musoni, la realizzazione di quelle che sono le banchine per le fermate delle ATM. I musoni sarebbero per esempio quando il marciapiede fuoriesce per esempio dai parcheggi, per garantire i penisole, isole si chiamano musoni, si chiamano i musoni stradali, grazie. Piuttosto che la sistemazione di quelle che sono le piazze. Noi abbiamo delle piazze bellissime, i San Pietrini, che vengono sistemate con il cemento. Adesso va bene tutto, però forse garantire un minimo di decoro all'interno della piazza si potrebbe tranquillamente fare. Ecco, se una parte, non dico tutto, per carità, anche un terzo, anche rimaniamo sempre sul terzo. Anche piazze avete fatto, so che avete fatto un giardino degli artisti, qualcosa del genere. Sì, abbiamo aiutato, in realtà la piazzetta è stata fatta dall'amministrazione centrale con noi, che comunque abbiamo spinto parecchio affinché venisse fatta. Dopodiché abbiamo aiutato i cittadini a abbellirla, anche perché comunque diciamo che voleva denominarla giardino quando in realtà c'era solamente una pianta, quindi siamo andati in giro per tutto il municipio a recuperare le fioriere che non erano assolutamente più decorose, perché non erano diciamo sistemate più da nessuno, perché il Comune di Milano non prende più in carico le fioriere, quindi non chiedete al Comune di Milano di mettere le fioriere perché non le mette. Purtroppo ha qualcos'altro in comune con Bestettelo, anche lui ha avuto a che fare con le fioriere. Sono problemi che abbiamo tutti quanti a quanto pare, però siamo riusciti a recuperarli facendo una grande collaborazione con l'associazione Quattro Tunnel, che gestiscono appunto e sistemano, tengono pulite con i fiori queste fioriere. Siamo riusciti a realizzare una piazzetta un pochino più carina, degna di chiamarsi perlomeno giardino, visto che così l'ha denominata. E quindi appunto dice la manutenzione, un altro di quelle deleghe su cui serve più dare più importanza al municipio. Poi insomma, voi non avete in mente esempio la delega sull'edilizia popolare?
Su quello non potete fare No, assolutamente non niente abbiamo la voi. delega sull'edilizia popolare, e, a parte che vabbè, nel municipio 2 in realtà non è che abbiamo tanti caseggiati popolari rispetto ad altri municipi, Su quello infatti quello avete, siete sicuramente. uno di quelli forse che Però meno. no, ne abbiamo veramente pochissimi. Poi di MM ne abbiamo solamente due, uno si trova in via Sant'Erlembardo, l'altro in Palmanova. Non abbiamo altri caseggiati e stessa cosa, ne abbiamo solamente due di Aller, tra l'altro settimana prossima, no, questa settimana o la settimana prossima, adesso non mi ricordo, devo controllare. Agenda, però andremo a fare un sopralluogo con l'assessorato di Regione Lombardia alla casa, l'assessore Bolognini, proprio in via Celentano dove c'è un caseggiato Aler, e andremo a riscontrare quelli che sono i problemi, perché la cosa migliore è sempre andare a parlare con chi ci vive in questi luoghi e può sicuramente evidenziare quelle che sono le problematiche da portare avanti. Insomma, tanti appunto i temi, però insomma tante cose che riuscite a fare. Che cosa non è ancora riuscito a fare, però, ma che entro la fine del suo mandato ormai manca un paio d'anni mancano, Ormai no? mancano un paio Siamo, d'anni, sì. diciamo, al giro di boa adesso, praticamente cosa fare nei prossimi 2 anni che dice devo farlo per L'obiettivo forza? principale, dal mio punto di vista, è sicuramente portare quello che è il comando della polizia locale all'interno del territorio del municipio 2. Pensate che ogni municipio ha un suo comando della polizia locale. Tutti i municipi ne hanno uno, tranne il municipio 3 che ne ha 3, che ne ha 2, chiedo scusa, e il municipio 2 che non ne ha nessuno, perché il suo si trova all'interno del territorio del municipio 3 in via Settala. Noi abbiamo chiesto più volte al comune di Milano, all'assessorato alla sicurezza, ma anche all'assessorato della scuola, che tra l'altro l'assessorato della scuola ci ha dato la sua disponibilità per avere uno stabile anche in via Pontano, perché la prima idea era quella di inserirla all'interno del Trotter, che è stata assolutamente bocciata in qualsiasi modo, anche se adesso io ho ricevuto anche ieri dei video dei transessuali che si prostituivano proprio nel parco scolastico. Diciamo che un comando di polizia locale all'interno del Trotter sarebbe stata una cosa più che positiva, però via Pontano lì dietro, l'importante è avere un comando su via Padova, un comando dove ci sono realmente i problemi e dove la polizia locale può intervenire direttamente e può essere a un passo da quelle che sono le problematiche. Purtroppo questa è una richiesta che portiamo avanti da 2 anni e mezzo, tre, continuiamo a chiedere un appuntamento, anche ultimamente ne ho chiesto un ulteriore all'assessorato alla sicurezza, alla vice sindaco Scavuzzo, non ha ancora ottenuto questo appuntamento, anche perché solo unicamente il Comune di Milano può garantire questa riuscita. Insomma, prima parlavamo della famosa fontanella, no? Qual è un esempio quello? Però spesso e volentieri quando si parla del presidente Piscina si alzano gli animi. Come mai? Cosa combina? Cosa fa? A chi è che sta così antipatico che ogni volta che si parla di lei si alzano gli animi? Ma diciamo che probabilmente sta un po' antipatico il mio partito ad alcuni, però Non è noi. l'unico, ci avrebbe da dire anche. No, per carità, E poi, sicuramente. insomma, a Ma quanto rimane. io non ho problemi adesso, sinceramente. Nemmeno nel male, comunque metà Posso dell'Italia essere mi ha anche votato, simpatico, verrebbe da posso dire, essere quindi. antipatico, io sono per lavorare, per fare, per sentire i cittadini e per cercare delle soluzioni ai problemi che mi riportano. Evidentemente ci sono dei problemi e questo è chiaro a tutti quanti perché è chiaro anche a chi sta dall'altra parte che ci sono dei problemi. Le soluzioni poi possono essere differenti. Diciamo che nel momento in cui non arrivano le soluzioni alternative a quelle che cerco di portare avanti io, sicuramente ed evidentemente c'è una mancanza di idee su come risolvere. Dopodiché, da parte mia le idee sono ben chiare. Adesso usciamo, adesso, probabilmente mi daranno del razzista, dell'anti-clochard, No, anche spesso e questa volentieri erano il data. fascista, ad Però esempio, è successo addirittura del più di una fascista, volta, è che io fascista successo. non sono Che mai stato in mi vita viene a mia. dire anche, interessante sapere cosa, se dicevo, Anzi. non è male che il presidente del municipio 2 sia un fascista, proprio nel municipio in cui c'è, ad esempio, il memoriale alla Shoah, quindi dicevo, insomma. No, ma tra l'altro col memoriale noi collaboriamo tantissimo, abbiamo fatto Quindi anche lei, adesso se io le chiedo abbiamo. se lei è un fascista, lei cosa mi risponde? Assolutamente no, non lo sono Ok. mai stato, anzi mi sento più socialista che fascista, assolutamente. Lo dica dopo ai Tra suoi l'altro, colleghi di ma. partito, insomma. No, i miei colleghi di partito, molti sono assolutamente d'accordo, anzi, noi Ecco abbiamo. dove sono finiti i socialisti, allora c'è No, da chiedere dove sono ma finiti. attenzione, la politica della Lega, soprattutto per quanto riguarda la povertà, piuttosto che altri temi, sono molto più vicine a quello che è il socialismo di un tempo, quello vero, non quello che abbiamo visto poi cambiare e mutare nel corso degli anni, rispetto a quella che è il socialismo di sinistra, diciamo. E Molti quello è dicono che andato tra in pace. sociale e socialismo a No, volte no, no. passa breve, potrebbe No, no, essere. però attenzione, noi abbiamo fatto anche adesso poi mi dicono di essere anti-clochard, adesso tra l'altro noi abbiamo fatto un incontro con Maiorino proprio un paio di settimane fa nel quale abbiamo deciso insieme di togliere i
i bagni chimici davanti al a Pane Quotidiano, perché creano degrado. Adesso poi mi aspetto gli insulti perché abbiamo deciso insieme, però mi aspetto che diano del fascista anche a Maiorino stavolta, tra l'altro. Però detto questo, noi abbiamo fatto anche delle molte iniziative, l'ultima questo inverno, nel quale abbiamo donato delle schede, delle tessere prepagate per comprare del cibo alle persone che comunque erano in difficoltà economica. Quindi siamo molto attenti a quello che è il sociale. Ma lì si dice che insomma proprio solo per gli italiani, quindi... No, non è vero, sono andati sia italiani che stranieri, assolutamente. Infatti, sono persone ovviamente regolari, sono la voce dei cittadini, quindi arrivo come cittadino un po' che non sai, chiedo appunto anche questo discorso, che insomma mi faceva strano pensare veramente a questo continuo attacco nella sua persona del fascista, del razzista. Spesso e volentieri sono attacchi molto pilotati di una certa parte politica che poi poco hanno a che fare con i cittadini. Tra l'altro, per esempio, faccio un esempio, Fontanella, raccolta firme, vanno nel quartiere a raccogliere le firme. Mi arrivano le firme, solamente il 3% di coloro che hanno firmato per far rimettere la fontanella in realtà abitava all'interno del quartiere, tutti gli altri erano firme prese all'esterno. Vado davanti a Pane Quotidiano, ci sono cartelli scritti solamente in lingua straniera per dire rimettiamo la fontanella, non ce n'è uno scritto in italiano. Adesso va bene tutto, però sono cose molto ma molto pilotate. Insomma, c'è un comitato no piscina... Ma sicuramente ci sono dei partiti che hanno dei loro componenti al loro interno, che frequentano le loro sezioni, che sicuramente istigano e creano queste situazioni. Ovviamente, insomma, la presa del potere nel municipio 2 è stata una bella sorpresa da parte della Lega, no? Nel senso che... No, in realtà... È un quartiere sempre stato comunque molto... Sì, sì, molto a destra, sì. È sempre stato orientato verso destra, assolutamente sì. Il municipio 2, a parte questo... lo scorso breve episodio dai 5 anni del precedente mandato, è sempre stato un municipio governato dal centrodestra. Infatti era strano, sono stati strani 5 anni governati dal centro-sinistra, nei quali comunque il centro-sinistra aveva vinto veramente per una manciata di voti. Infatti alla fine il municipio 2 è stato quello col maggior scarto di voti tra centrodestra e centro-sinistra. Tornato a voi, che cosa bolle in pentola però, insomma, nelle prossime settimane avete qualcosa, qualche iniziativa, qualcosa appunto che volete portare sul territorio? In questo momento siamo in attesa di quello che è il bilancio del Comune di Milano, perché il nostro bilancio non è un bilancio che gestiamo direttamente, ma un bilancio derivato, quindi fin tanto che il Comune non approva il bilancio, noi non abbiamo i soldi per poter fare le iniziative, però siamo già iniziando a ideare quelle che sono le feste di quartiere di quest'anno. Come ho detto prima, stiamo portando avanti qualche iniziativa che stanno cominciando ad arrivare. Zuarte, come i precedenti anni, sarà fatta anche quest'anno col contributo del Municipio 2 e con l'associazione La Ginnastica, che farà il suo solito stupendo evento che io apprezzo e amo veramente molto. Tra l'altro, lungo la Martesana assolutamente vi consiglio di andare a vedere i murales fatti da artisti internazionali in via Zuretti. Sicuramente adesso stiamo operando molto sulla manutenzione del verde in questo periodo, anche perché sono partiti, diciamo, i lavori di quello che avevamo deliberato lo scorso anno. Finalmente abbiamo avuto una lunga attesa dovuta ai tecnici che dovevano fare le progettazioni, e sono partiti in questi giorni i lavori di via Giulietti, dove viene realizzata una cancellata in modo tale che non ci sia più il disturbo della quiete pubblica, piuttosto che abbiamo finito anche la cancellata di quella che è la via dei transiti, dove avevamo lo stesso identico problema, la realizzazione della nuova Aracani in via Sara in quartiere Adriano, piuttosto che il ricambio di quella che è la recinzione per i bambini che veniva continuamente vandalizzata, l'area cani via Vittorelli, insomma ce ne sono tante, molte cose. Nel municipio 2 è nato da qualche anno una sorta di, la chiamo quasi città-stato, no? È nata Nolo, una cosa, bella sorpresa. Cosa ne pensa? No, io penso che quando Nolo, che poi direi Nolo e i suoi fratelli o i suoi derivati, che poi adesso fra un po' partirà ad esempio il festival di San Nolo, che noi seguiremo come Milano News nelle tre serate del festival, quindi insomma una città-stato, viene da dire, cioè qualcosa che è nato così spontaneamente ma che ormai si è ben costruito. Nel municipio abbiamo veramente
tante tante social street. Abbiamo Nolo, che sicuramente è la più famosa, abbiamo sedi Gorla, abbiamo sedi quartiere Adriano, abbiamo sedi Precotto, abbiamo sedi greco-milanese. Sono tutti quei, a parte Nolo, che comunque è un nome inventato, poi gli altri sono tutti quei vecchi Il comuni che a gruppo un Fassi mi viene tempo. in mente anche che fa Sì, beh, quella è Fiorentina-Porte, sì. un'associazione in realtà, però come Tipo social Quattroponte, anche lì street, mi raccontava Quattro del Tunnel, Quattro Tunnel. sì. Diciamo che queste sono più associazioni, le Ok. altre sono proprio dei gruppi, delle social street, molte delle quali fanno proprio riferimento a quelli che un tempo erano i municipi che non facevano parte del comune di Milano, perché Precotto, Gorla, è sempre bello vedere quando, diciamo, i gruppi di cittadini si mettono insieme per portare avanti una causa comune. E com'è questo successo di Nolo? Come se lo spiega? Questo successo di Nolo, me lo spiego con la presenza di tanti artisti, tante persone che vogliono riscoprire un luogo che obiettivamente era in uno stato di degrado e abbandono fino a poco tempo fa, che invece in questo momento sta rinascendo, e questo non può essere una cosa positiva. Perfetto, allora vale, io siamo quasi in chiusura, appunto, prima di chiudere, invece la cosa che ha fatto invece in questi 2 anni di cui è più orgoglioso sul territorio La cosa che ho del fatto e di cui sono più comune. Non orgoglioso mi penso dica che sia. togliere No, la fontanella, se no scoppia un casino. penso che sia la cancellata in Via Mosso, che stanno finendo i lavori in questo periodo. Un luogo che era un luogo di prostituzione, un luogo di prostituzione e di spaccio. Lo stiamo togliendo da quello che è la prostituzione e lo spaccio, sempre su Via Padova, ovviamente, e lo stiamo restituendo al parco, alla scuola, ai bambini. Penso che sia la cosa più bella e che i cittadini ci chiedevano di più e a che avevamo promesso in campagna elettorale. Noi cerchiamo sempre di portare a termine ciò che abbiamo promesso. Perfetto, allora io davvero Presidente la ringrazio tantissimo di essere stato qui con me Grazie a questa voi sera, dell'invito. siamo ben contenti appunto di fare questo giro di Milano e conoscere tutti i nostri presidenti di tutti i nuovi municipi, finiremo a metà aprile perché insomma sono 9 e farli Eh venire beh, tutti, certo. la strada è lunga, però finiremo intorno a metà aprile appunto con tutti i vari municipi, davvero complimenti, buon lavoro, nel senso Grazie. che ci hanno anche scritto dicendo... Facendo i complimenti anche ai suoi collaboratori, dicevano che insomma la presenza del responsabile del Municipio 2 si sente, diceva la Ne sono signora Faoro, ha contento. scritto poco fa, diceva che insomma si sente, quindi andremo poi a capire se nel bene o nel male si sente, perché insomma bisogna anche capire questo, È tutto Presidente. soggettivo, È per tutto su... carità. Ah, ok, perfetto, va bene. Davvero, grazie mille, buon Grazie a voi. lavoro e insomma cercheremo per quanto possibile anche da parte nostra di portare sempre di più le istanze dei municipi anche a chi dovrebbe cominciare a... Lasciare andare un po' i cordoni, non solo economici, che sicuramente vi servono più soldi per funzionare, ma anche e soprattutto dei regolamenti, dei poteri, delle deleghe che dovete Vi avere. ringrazio. Grazie mille a Samuele Piscina, presidente del Municipio 2. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito. Vi ricordo che potete rivedere quando volete questa diretta, potete scriverci, potete mandare tutte le vostre richieste direttamente alla redazione, scrivendo sotto questa mail, sotto questa diretta, oppure alla mail redazione chiocciolalatvlatv.it. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a mercoledì con una nuova puntata di Good Morning Milano e personalmente invece domani a mezzogiorno e mezzo qui con Good Morning Milano. Ci rivediamo. Grazie mille, arrivederci, a presto!